Eccoci qua di nuovo in diretta insieme a voi e allora diamo inizio a questo momento dedicato alla musica, dedicato al suo valore che ha anche per noi a livello emotivo. L'abbiamo visto il respiro della musica al nostro scorso incontro e oggi ci dedichiamo alla bellezza senza tempo. Saluto il nostro pianista, compositore, musicista Davide Gullotto, ben trovato! Ciao, ciao a tutti quanti, ciao. Allora, Davide oggi deve piegarsi in avanti perché per arrivare al microfono per farsi sentire, quindi non pensiate che ci sia qualcosa di strano, ma semplicemente lo fa. Ecco, adesso sei un po' in favore di camera e ti salutiamo, caro Davide, come Ciao. stai? Tutto bene, grazie di questo momento di condivisione e di questo nuovo tema che è la bellezza senza tempo. Allora, Davide, raccontaci un po', cioè spiegaci un po' questo titolo che abbiamo scelto oggi, La bellezza senza tempo. Allora, io ho scelto questo titolo perché nel frattempo mi tolgo le cuffie per quel ritorno. Ho scelto questo titolo perché il termine del tempo rimbalzava molto nella puntata scorsa e questa cosa ha suscitato interesse e creatività. Quindi ho Davide, pensato. ascoltami mi senti? Ok. Ti sento molto lontano, molto basso. Ok, adesso? Adesso bene, quindi pesca anche la cuffietta, stiamo capendo. Ok, sì. Allora, ho pensato a prendere il tema della musica come una bellezza senza tempo, nel senso cercare di evidenziare quei temi musicali la cui bellezza supera le barriere del tempo, sicuramente il tempo della vita umana, e quindi poi va a rimbalzare il tempo soggettivo delle persone che poi ricevono questo dono che è la musica. Che la musica fondamentalmente è veramente un dono, è un dono che ci attraversa e ci aiuta a in qualche modo a spaziare e a liberarci dalle barriere temporali. Quindi entriamo in un'aura di bellezza meravigliosa che è poi la musica. E questo più o meno è il tema conduttore di questo tragitto musicale che andiamo a fare insieme adesso. Ascolta, so che qua possiamo addirittura citare la fisica. Uno dice cosa c'entra la musica con la fisica, e invece tu hai trovato il nesso. Certo, perché chiaramente quando si parla di tempo parliamo anche di fisica e di relatività. Allora, ho pensato all'aforisma di Stephen Hawking che dice: nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni singolo individuo ha una propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e da come si sta muovendo. E quindi da questa citazione volevo partire. Un brano diciamo contemporaneo, è un brano di Jan Tiersen che fa parte della colonna sonora del film francese Il favoloso mondo di Amélie del 2001. Il brano si chiama Continue notre te, la promibì, che vuol dire filastrocca di un'altra estate, il pomeriggio. Ho pensato a questo tema appunto perché ci sono musicalmente due strutture che si intrecciano che ci portano alla concezione del tempo oggettivo e di quello soggettivo. Ovvero c'è una parte musicale che sta alla mano sinistra che è in ripetizione, ovvero questa. E poi si ripete per tutto il brano. Cioè, quindi questo modulo di quattro misure si ripete continuamente in maniera ossessiva, come una trottola che ruota intorno a se stessa. E questo io lo percepisco come il tempo oggettivo, ovvero come le ore scansionate, le 24 ore che abbiamo a disposizione, e quelle sono. E quindi rimane tutto così. Allora, invece succede che la mano destra, in maniera molto creativa e più libera, diciamo che disegna dei temi musicali. E questi temi musicali alla fine interpretano un po' il tempo soggettivo, cioè quello che noi riusciamo a fare all'interno di queste 24 ore. E allora ho pensato a questo tema musicale di Jan Tiersen, che adesso ascoltandolo potremmo anche percepire questo intreccio fra il modulo della mano sinistra, che è un tempo oggettivo,
è quello della mano destra che così disegna delle melodie che potrebbe essere un tempo soggettivo. Sai che questo brano lo conoscevo perché è piuttosto famoso, però non avevo mai riflettuto su questo dualismo del tempo, no? È vero, c'è un ritmo, quello della mano sinistra che è regolare, costante, si ripete, e quello della mano destra che è proprio come la nostra percezione del tempo alterata dalla nostra vita, quello che facciamo, no? E il modo in cui scandiamo la nostra vita. Ed è vero, una metafora perfetta, bello della musica, no? Che traduce in concreto dei concetti astratti, bellissimo. Assolutamente, assolutamente. E stando sempre su questo concetto in cui si intrecciano le dimensioni e quindi si intrecciano i temi, ho pensato un altro brano, un brano, stiamo sulle colonne sonore, un brano contemporaneo, ci spostiamo a Londra. Il brano è stato la colonna sonora di Lezioni di piano, famosissimo sì. Film degli anni 90, del 1993. Bellissimo. E praticamente in questo brano abbiamo una melodia che in qualche modo ci richiama al minimalismo, che è questa qua. È minima, infatti fa parte di una corrente musicale chiamata minimalismo, però questa melodia viene espressa all'interno di un intreccio di note molto più fitte, che sono in sedicesimi, che l'effetto poi di questo intreccio fra una melodia minimale e delle note ossessive invece che ripercorrono sarà quello del brano, appunto questo. Che meraviglia, mamma mia, io adoro questo brano, è qualcosa di eccezionale, è bellissimo, come le colonne sonore spesso sanno essere. Allora, Davide, vorrei intanto tra un brano e l'altro ascoltare anche una telefonata da casa, perché magari qualcuno vuole intervenire, vuole dirci la sua impressione. Sentiamo, pronto? Pronto,
Graziella, sei una stella, Che guarda. carino, grazie. Ma volevo salutarti anche prima col tuo bellissimo sorriso che fa incantare la gente. Poi adesso c'è pure la musica classica, Ti è un po' piace? classica questa, credo, credo. Beh, insomma, è Allora, volevo contemporanea. dirti anche, ma Caravaggio ha fatto un duello, ha ammazzato una persona perché mi sembra che era andata assieme alla sua a una moglie diversa, insomma, una donna. E comunque lasciamo perdere. Quando ti telefono, tienimi in linea, anche se non mi fai parlare, non è che non me ne frega niente. Lascia fare ai tuoi ospiti, se dopo ti va mi fai dire Fantastico. qualcosa. Ciao, bellissimi, auguri di tutto. Ciao, grazie, un abbraccio. Davide, ti chiederai come mai parliamo di Caravaggio, perché prima di questa trasmissione abbiamo avuto un ampio dibattito se sia opportuno leggere quei filtri etici di oggi, fatti avvenuti nel passato, nella storia. Quindi abbiamo detto anche Caravaggio era un assassino, eppure, non distruggiamo i suoi dipinti. Allora, la colonna sonora di Lezioni di piano è intensissima, è vero, è un intreccio da un lato una melodia molto semplice, molto minimale, come dicevamo, ma il cui effetto in realtà è di grande profondità, no? Quando si ascolta, questo brano si ha la sensazione di immergersi, no? Infatti è un brano molto passionale, che è poi il tema conduttore di tutto il film, la passionalità. E qui ritorniamo anche all'inizio, la bellezza e il senza tempo, le passioni in qualche modo rimbalzano da essere umano al di là del tempo. E poi vengono anche trasformate in arte, che può essere anche un dipinto, un quadro, una melodia, e questa cosa rimane al di là del tempo. Adesso pensavo di fare un passo un pochino più indietro e quindi andare nel periodo, diciamo, inizio romanticismo, fine classicismo, inizio romanticismo, e ho pensato invece a una melodia proprio pura, una melodia bellissima che ha composto Schubert. Questa melodia, fa parte dello Schwanengesang, che sono i canti del cigno. E sono dei leader. I leader cosa sono? Il lead era la canzone dell'Ottocento, ovvero una melodia cantata o suonata con un violino e poi accompagnata dal pianoforte. E quindi ho pensato a questa serenata in re minore, una serenata meravigliosa, dove evince la melodia, la forza della melodia, quindi la bellezza della melodia, all'interno di un clima più notturno, malinconico, che poi contraddistingue questi leader di Schubert. E questa è la serenata in re minore. Già la serenata evoca tantissime cose romantiche, passionali, no? E quindi serenata in re minore di Schubert. Thank you.
meravigliosa serenata. Bellissima. Sì, è bellissima. Allora, aspetta, prima che tu prosegua voglio sentire un'altra telefonata che poi dobbiamo anche correre in pubblicità. Pronto? Graziella, buongiorno al tuo ospite. Ti volevo chiedere se è vero che, non so se è Mozart o Beethoven, la prima composizione aveva 5 anni. Volevo chiedere se è vero questa cosa. Poi volevo dire, no, ma chi è che ha detto che Caravaggio è un assassino? Procaccini l'ha detto. L'ha detto Procaccini, sì. Ma è davvero, guarda che... Allora, Caravaggio era un tipo sanguigno e quando lui aveva le discussioni ti sfidava a duello, capito? Poi sì, ha ucciso della gente, è vero, ma lui era leale, ti sfidava a duello. Vabbè, capito. Ciao, grazie. Bello, mi piace. Oggi ci stiamo dedicando un po' così alla storia dell'arte, alla storia della musica. Davide, nota biografica su Mozart, perché era Mozart, allora, no? Sicuramente, allora, è vero che Mozart in età veramente prima infanzia già dava segni di talento straordinario. In ogni caso, quando si parla di Mozart stiamo parlando di un evento straordinario, cioè di un fanciullo e di un essere umano dotato di un dono fuori dal comune, e quindi già da piccolo si racconta che dopo la prova suo papà era un noto violinista a Salisburgo, e anche maestro di musica, aveva scritto anche dei trattati musicali, e allora si racconta che all'età di 4-5 anni, ascoltando il papà che faceva una prova di violino, lui a un certo punto, in un momento di pausa, prese il violino e cominciò a suonare praticamente dietro la melodia che aveva appena udito. E quindi è una cosa effettivamente fuori dal comune. E si racconta che aveva già un suono da violinista maturo. E stiamo parlando di un bambino di 4-5 anni. Però stiamo parlando anche di un evento fuori dal comune. E forse anche fuori dal tempo. Perché dentro Mozart, con gran probabilità, c'era una percezione del tempo differente da quella che abbiamo noi e che ha permesso anche di scrivere delle opere straordinarie che tutt'oggi, dopo diversi secoli, ancora ci commuovono. Allora, ci fermiamo un istante perché dobbiamo correre in pubblicità, torniamo tra un minuto. Eccoci qua di nuovo in diretta con Davide Gullotto che ci sta suonando dei brani meravigliosi e soprattutto il bello è anche ragionare sulla musica, perché non è solo l'ascolto ma anche ragionarci. Davide, in realtà sta di nuovo squillando il telefono, io sono curiosa di sentire chi c'è. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, salve. Pronto? Sì, è in diretta, ci dica. Sì, salve, buonasera. Noi stiamo guardando la sua trasmissione, io sono Giusto, stiamo vedendo il nostro maestro Davide Gullotto. Oh! Ebbene, bene, quindi... Chi ti conosce? C'è mia figlia che voleva salutarlo. Fantastico! Salve. Sono un'alunna di Davide Gullotto e sono felice di vedere il mio maestro lì in TV. L'ho riconosciuta. E com'è Davide come insegnante? Ah beh, è un bravissimo insegnante, trasmette tantissimo. Ho riconosciuto la voce. Oh, che bello! Ma che... Ed è una... Caramba, che sorpresa! Una brava allieva! Oh, bene! Assolutamente una brava allieva. Va bene, un saluto e un abbraccio anche alla allieva di Davide. Si chiama... Allora, se non erro, si chiama Giada. Ok. È giusto? Giada? Sì, Giada. L'ho riconosciuta. Ed è una bravissima allieva, veramente. Quindi grazie della telefonata, che in questo periodo giustamente non siamo riusciti a vederci per via della... Certo, anche le lezioni di piano sono rimaste in sospeso. Sì, anche sulla scuola di musica abbiamo dovuto sospendere, quindi diciamo che adesso ogni momento
come questo, che è una sorta di piccola lezione concerto, oppure due descrizioni biografiche degli autori, questo è un momento di ritrovo. Quindi grazie Giada e grazie alla sua famiglia, che sono veramente tanto cari. Bene, un abbraccio a Giada e alla sua famiglia. Beh, mi è piaciuto anche questo momento. Caramba, che sorpresa! Però siccome qua il tempo corre, noi siamo avidi di sentire ancora un po' di brani. Come al solito mi sa che dovremo anche tagliare la scaletta, perché qua non basta mai il tempo. Comunque Davide, andiamo avanti. Che cosa abbiamo dopo? Allora, ho pensato a questo brano, che è un brano di Beethoven, è l'adagio di una sonata, la sonata numero 3, opera 2, ed è una sonata dedicata ad Haydn. Haydn è stato il maestro di armonia e di composizione di Beethoven a Vienna, quindi c'era anche un grande trasporto emotivo, emozionale, quando Beethoven ha scritto questo brano, questa sonata per pianoforte. Ah, vedi, la telefonata di Giada è arrivata proprio nel momento giusto, in cui si parla di rapporti tra insegnanti e allievi. Assolutamente, e soprattutto nell'epoca, proprio nel periodo del classicismo, romanticismo, era fondamentale, era proprio una figura quasi ancestrale, del maestro e dell'allievo, e quindi ci si trasforma in questa comunicazione artistica anche e poi educativa. Comunque, stando su questo brano, Beethoven lo scrisse per Haydn. Haydn, poi ci ricordiamo che insieme a Beethoven e a Mozart rappresenta il triangolo magico della musica classica. Quando noi pensiamo al classicismo, pensiamo a questo triangolo formato da Haydn, Mozart e Beethoven. Sì. Quindi è un intreccio meraviglioso. Oltretutto, pensando anche alla telefonata prima del nostro caro amico, Mozart e Beethoven si conobbero. Quindi c'è un passaggio dove Beethoven suonò un brano, dei brani per Mozart, per ricevere anche un feedback dal compositore, perché oltretutto si conoscevano e si frequentavano moltissimo in quegli ambienti musicali, artistici. Allora ho pensato, accidente, aspetta, ci si era bloccato un attimo lo schermo, Davide, hai pensato? Sì, ho pensato a questo brano perché, partendo dal concetto della colonna sonora, l'ho immaginato come una colonna sonora contemporanea. Cioè, ha una bellezza talmente, talmente elevata che potrebbe essere veramente un brano scritto per un film di oggi, no? Un film, sì, di Hollywood, dove sentiamo questo momento musicale in un raccoglimento del protagonista. Potrebbe essere veramente adattato ai giorni nostri. Stiamo parlando di un brano scritto nel 1795, cioè... Questa è un po' la dimensione della bellezza al di là del tempo. E accenno alcuni momenti di questa sonata, sì, di Beethoven. Thank you.
prosegue. Hai ragione quando dici che sembra una cosa contemporanea, è vero, la bellezza è al di fuori del tempo. Allora, Davide, io sto impazzendo, il tempo vola, il telefono squilla, sentiamo una telefonata e poi andiamo in pubblicità. Pronto? Okay. Pronto, ciao Graziella. Ciao. Volevo dire al signore se mi portava un pezzo di Freddie Mercury dopo la pubblicità. Un pezzo di Freddie Mercury, addirittura. Lo accenniamo adesso. Va bene, grazie. Accenniamo. Ragazzi, ma ragazzi, ma che abbiamo come ospite noi? No, l'abbiamo improvvisato. Ecco, sicuramente Freddy, visto che il nostro caro amico ce l'ha ricordato, è stato un grande artista anche lui al di là del tempo, perché è un evergreen, si suonerà e si canterà sempre. È vero, è verissimo. Allora, meraviglioso, sono felicissima. Una volata in pubblicità e torniamo. Eccoci qua di nuovo in diretta con il nostro Davide Gullotto che ci ha improvvisato un... Era Bohemian Rhapsody, giusto? Sì, sì, esattamente. Così, senza spartito, tac, no, pronto, via. Ascolto un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera, Graziella. Buonasera. Sono Caterina. Allora, due cose veloci così non vi rubo tempo. Uno, vabbè, ti devo dire che ultimamente non rispondi quasi mai, anche quando ho squilla libero e non c'entra niente con la trasmissione. Lo so che avete tanto telefonate, però a volte mi capita che libero, vabbè. Questo è giusto così, visto che sono riuscita a farlo. Ma, invece la seconda cosa è di fare stra complimenti al professore, a Davide, insomma, è veramente appassionante, veramente. Poi mi ha fatto riscoprire questi brani come se fosse anche storia dell'arte, cioè proprio, diciamo, collegarli a tutta una descrizione così, veramente bellissimo, da brividi, guardi, grazie mille di questo spazio. Grazie, grazie. Grazie mille di cuore. Mi dispiace che non riesca a prendere la linea, io ragazzi, io vorrei ascoltarvi tutto il giorno, però bisogna mantenere certe volte anche un po' un bilanciamento tra l'ospite e le telefonate, quindi a volte purtroppo non si riescono a sentire tutte, anche se ovviamente a me piacerebbe. Potremmo pensare anche a un'ora di trasmissione di solo telefonate, potrebbe essere un'idea. Allora, Davide, proprio per questo motivo, siccome abbiamo 10 minuti e siccome abbiamo già dovuto decurtare dei brani dalla scaletta, parlaci del prossimo. Allora, ho pensato a un brano evocativo di Debussy, che forse è uno dei più belli mai scritti per pianoforte da questo grandissimo autore, e fa parte della Suite Bergamasca, pubblicata nel 1905. Il brano è un brano dedicato alla Luna, si chiama Clair de Lune, e fa parte un po' siamo alla fine dell'impressionismo, ovvero dove il timbro musicale diviene il protagonista assoluto, e questi timbri, questi sprazzi di suoni, evocano la visione o l'impressione che poi ci portano a davvero immaginare, a sentire o a percepire. In questo caso, ascoltando le prime note di questa meravigliosa composizione, visualizziamo la luna piena nel suo massimo splendore nella notte, e questo ci porta l'impressionismo, ed è un altro tema legato alla bellezza senza tempo, appunto perché è un brano dei primi del Novecento. Ancora oggi in qualche modo ci riporta a un incontro con una parte della natura meravigliosa che è la Luna, affascinante, ricca di mistero.
eclissi meravigliosi, bellezza senza tempo. Sai, cioè, una parola che hai usato tu prima, secondo me, racchiude veramente tutto, no? Il mistero. Il mistero. Sì. E penso che dentro questo brano ci sia un po' quel senso di mistero e meraviglia, no? Che talvolta qualcuno può avere guardando, no? Perdendosi nell'osservare la luna, in una notte di luna piena. Quindi, sì. Io credo che l'arte sia intrisa di mistero. Anche quando prima il nostro amico chiamato da casa chiedendo informazioni su il talento di Mozart, anche quel tipo di talento è intriso di mistero. E non è facile trovare una spiegazione razionale a quel tipo di fenomeno. L'arte è intrisa di mistero ed è anche questo che ci affascina ed è anche per questo che va al di là del tempo. L'arte, l'arte vera chiaramente. Quindi la bellezza senza tempo ritorna, il tema dominante continua a ritornare. Anche se il brano che volevo accennare adesso era legato a un momento presente. È un brano di ragtime. Il ragtime è un genere, diciamo, nato negli Stati Uniti a fine 1800, inizio 1900. Ed è un genere che si utilizzava nei saloni da ballo, nei locali dove si andava a bere, e soprattutto è un brano scritto da un compositore di colore che si chiama Scott Joplin. Questo brano è stato anche colonna sonora, fra altri brani sempre dello stesso compositore, del film famosissimo La Stangata. Sì. La Stangata, che è un film con Paul Newman, Robert Redford, ha vinto anche 7 premi Oscar, molto importante, del 73. E ho pensato a questo brano perché volevo portare nella bellezza senza tempo come tema anche la cultura degli afroamericani, soprattutto per le vicende che sono spiacevoli, vicende accadute negli Stati Uniti da poco, e quindi ci tenevo a dedicare questo brano a George Floyd e a chiaramente a tutto quello che poi ne è conseguito da quella vicenda. Sì, è tutto quel che rappresenta. Assolutamente. Allora volevo portare un po' l'energia afroamericana nel pianoforte di Scott Joplin, ritmi sincopati, ritmi da saloon americano del fine 800. So, Maple Leaf Rag. Fantastico, e voglio dire ai nostri telespettatori che non ha suonato così rapidamente perché ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione, stiamo finendo il tempo, è proprio così. Non so se succede anche a voi, e ci sono dei passaggi, no? Certe melodie, certi passaggi nello specifico, che proprio a me mi risuonano dentro, non so come dire, provo proprio un piacere nell'ascoltarli, che è un qualcosa di veramente... di pancia, non so come dire, lo sento nel diaframma, come dire, no? È il potere della musica. Assolutamente, assolutamente il potere, e ti ringrazio delle parole, ti ringrazio. Allora, se c'è tempo, vi posso dedicare
l'ultimo brano? Abbiamo 2 minuti, 2. Allora accenno solamente, lo accenno. È un brano che ho scritto io, si chiama Nocturnal Waves, Onde Notturne, così per rimanere un po' nel clima della notte, del mistero silenzioso notturno. In questo caso parliamo delle onde del mare di notte, quelle onde lontane che non sentiamo. E questo fa parte di un album che ho scritto, Infinities, dell'anno scorso. Davide Gullotto, signore e signori, questo è un brano che ha composto lui, Nocturnal Waves. Davide, a questo punto ti devo rinvitare perché abbiamo di nuovo lasciato in sospeso alcuni brani, quindi se hai piacere. Ti ringrazio, gentilissima, grazie. No, grazie a te, grazie per questo meraviglioso viaggio che ci hai fatto fare, grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito. Torneremo e insomma proseguiremo questo nostro viaggio alla scoperta della musica e tutte le sue sfaccettature. Grazie di nuovo a Davide Gullotto, grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti, vi auguro una splendida serata, a domani.